Era il 16 maggio e aveva appena compiuto 10 anni. Uscendo di casa, sentì degli spari provenire dal fondo della strada. Mi nascosi subito in un vicolo. E subito dopo vidi arrivare, verso la mia direzione, un soldato armato. Ero pietrificato. Non mi muovevo neanche di un centimetro. Per fortuna il soldato non mi vide. Ma questa fortuna non durò molto. Perché subito dopo venne catturato da un altro uomo insieme a lui. Non capivo cosa stesse succedendo. Avevo paura e piangevo. Ma al soldato non interessava. Mi caricarono sopra un camion insieme ad altre 150 persone. Tra cui alcuni miei amici. Durante il viaggio parlai con loro per capire cosa stesse succedendo. Ma non ne avevamo idea. Vidi molti camion carichi di persone, ma continuavo a non capire. Il viaggio durò circa 3 ore. Dopo questo tragitto ci portarono tutti ad una stazione del treno, dove ci caricarono su dei vagoni da trasporto. Dentro il mio vagone c'erano circa 200 persone, ma i miei amici vennero spostati in un altro vagone. Eravamo tutti ammassati l'uno contro l'altro. Non ci si riusciva a muoversi. Il viaggio durò circa una giornata. Arrivammo la sera in questo posto che i soldati chiamavano campo di concentramento. A ogni persona venne assegnato un numero e una stanza. Io mi ritrovai con i miei amici e con altre 150 persone che non conoscevo. Eravamo stanchi, sudati e terrorizzati. Ma prima di farci entrare nelle stanze, ci fecero svestire e indossare un pigiama tutto rovinato. Nevicava, faceva freddissimo e noi eravamo nudi sulla neve. Successivamente ci portarono in delle stanze dove ci fecero passare la notte. Il giorno successivo continuai a domandare agli altri dove ci trovassimo, ma loro non mi davano retta. Era come se fossi invisibile. Ognuno andava per la propria strada. Ad un certo punto si sentì una sirena. C'era il panico più totale, persone che scappavano e i soldati che sparavano. Cercammo di capire cosa stesse succedendo quando ci arrivò l'ordine di evacuare la zona. I soldati ci fecero entrare dentro i vagoni del treno e ci portarono ad Auschwitz. Ma nel trambusto riuscii a scappare con una ventina di persone verso il bosco. I soldati non se ne accorsero, ma dopo 3 chilometri a piedi, lungo il bosco, sentimmo delle auto. Impauriti iniziammo a correre verso una vecchia città che i soldati avevano bruciato. Eravamo spaventati, stavamo pensando che i tedeschi erano ritornati per trovarci ed ucciderci. Ad un certo punto un'altra persona esclamò ad alta voce: «Ma guardate! È un camion dei soldati russi! Ci stanno venendo a salvare! Siamo salvi!»